Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. Ha provocato anche in me una certa meraviglia quello che ho letto qualche giorno fa riguardo alla denuncia fatta da un genitore dello Stato americano dello Utah contro la Bibbia. Sì, perché secondo questo signore il libro sarebbe volgare e violento e per questo deve essere eliminato dalle scuole elementari e medie di tutto lo Stato. Non solo, ma secondo lui la Bibbia contiene troppi contenuti pornografici ed è uno dei libri più intrisi di sesso in circolazione. La cosa che colpisce ancora di più è che una commissione scolastica di genitori e insegnanti, dopo un esame, tra virgolette, approfondito, ha dato seguito alla denuncia e ha vietato la presenza della Bibbia nelle biblioteche delle scuole inferiori dello Stato. Notizie del genere fino ad oggi provenivano da paesi dove esiste qualche forma di persecuzione violenta contro i cristiani, o ritornando indietro negli anni, nella storia, nelle dittature comuniste o nelle filosofie del passato che volevano eliminare la Bibbia, peraltro fallendo miseramente. Quello che fa veramente notizia è che questa storia invece arriva dagli Stati Uniti, un posto dove la Bibbia, almeno in apparenza, è sempre stata onorata e rispettata. Forse un segno dei tempi? Un piccolo segnale che deve fare riflettere attentamente tutti i credenti sul prossimo tipo di persecuzione in arrivo? Io leggo la Bibbia da 45 anni e sinceramente non mi ero mai reso conto di avere tra le mani un libro volgare e violento. Anzi, tutto quello che di buono ho imparato, il rispetto, l'onestà, l'amore per il prossimo, la sincerità e tutti gli altri valori che mi guidano li ho appresi invece proprio leggendo e studiando la Bibbia. Esistono certamente nelle scritture alcuni passi forti, delle descrizioni storiche vere della malvagità umana che sono lì non per scandalizzare ma per ammonire il lettore, per avvisarlo, portarlo a non imitare gli stessi errori, gli stessi eccessi. Per questo esistono versioni della Bibbia per bambini, dove alcuni passi non sono riportati, ma bollare tutto il libro come volgare e violento è solo frutto di una preoccupante e tragica forma di ignoranza. C'è un versetto che invece a mio parere descrive molto bene in poche parole il contenuto della Bibbia e il valore che ha per i nostri figli. E lo troviamo in una lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo, dove leggiamo: Fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Perché ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Preparare ad ogni opera buona. Questo fa leggere la Bibbia. E con questa piccola riflessione ti auguro una buona giornata e che il Signore ti benedica.